Ciao, benvenuto a questo nuovo video. Bene, qui ti parlo del concetto veramente molto importante tra la differenza che c'è tra informazione e invece esperienza di quello che, di cui stai imparando. Bene, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire semplicemente che sto notando che io ho fatto degli anni a leggere libri di composizione, libri su come fare una scala, come fare un'altra, come cambiare le... Ad esempio come fare le relative maggiori, minori e così via. La tonalità parallela, la tonalità relativa, qual è la differenza e così via. Guardando dei Beatles, guardando da libri di composizione su maestri emozionali, e nulla di tutto questo funziona realmente su di te finché non lo sperimenti. Finché non lo sperimenti veramente, tutto quello che ti dico non ha valore su di te, perché in pratica sono solo informazioni che hai. Un po' come prima nel video che ho fatto ho spiegato della bottiglia di acqua. La bottiglia di acqua, tu hai tre bottiglie di acqua: naturale, gasata, non lo so, Ferrarelle, per fare un esempio di una marca, vabbè, tipo poco gas, e tu sai che queste tre sono tre tipi di marche, sono come tre tonalità, maggiore, minore e che ne so, maggiore, minore, pentatonica e così via. Tu sai che pentatonica, tu sai che questo, ok? E io ti posso dire, la scala maggiore è suonata in un certo modo allegra, la scala minore è triste, perché è la terza minore, l'altra maggiore è la terza maggiore, quindi è più allegra e così via. Tu sai queste cose a livello logico, a livello razionale, ma non le hai sperimentate. L'acqua è la stessa cosa, finché non bevi un bicchiere di acqua gasata, quando lo bevi direi, ah, ma è troppo gasata, ma è troppo forte, e un bicchiere di acqua, oh, ma questa acqua è dolce, mi piace. E perché veramente capisci che tipo di acqua è? E perché la provi, la sperimenti, la stai gustando realmente. Stessa cosa la tecnica, finché non la sperimenti nella pratica, io ti posso dire tutto nella teoria, ti posso dare tutte le informazioni che voglio, che tu vuoi, tipo se fai un accordo di quinta, fai un bicorde di quinta sopra, fatto le note più basse da un solo potente, aggressivo, forte, ma finché tu non lo sperimenti, tu non sei in grado di sentire l'emozione realmente che stai vivendo. Senti soltanto in qualche modo un... Sì, hai informazione logica, ci arrivi, ma non la stai sperimentando. È come essere un bravissimo oratore che parla, che dice tutto tecnicamente, ma poi alla fine non realizza veramente quello che fa. Ecco cosa è un maestro. Il maestro è l'alunno di se stesso. Il maestro deve provare, che ti devo provare, che funziona la tecnica. Lo faccio con la Crazy Music per dire, uso tutto quello di cui ti parlo, lo uso in modo folle, in modo pazzo, in modo assolutamente che non sembra neanche musica, per dire, tutto strano, però tutto fatto a modo mio, ma uso quelle tecniche e le personalizzo a modo mio perché le ho sperimentate. Tipo, ho provato a usare una scala pentatonica stile cinese, l'ho modificata, l'ho fatto a modo mio e applicando quello che sono i miei gusti, quello che piace a me. Ricordati sempre di fare una scaletta, di capire quali sono le tue qualità, le tue emozioni maggiori, cioè come ti piace, cioè la musica un po' più aggressiva, ti piace la musica più allegra, ti piace di più, tipo me, la mia base mi piace il contrasto, fare una musica di contrasto, fatta di contrasto, tipo un colore, poi un altro, continuare così, musica brevissima, tipo jingle, 10, 20, 30 secondi massimo, e io non mi devo, e punto, esperimento ogni tecnica che faccio, esperimento su di me, e dopo la... un magazzino, tant'è che a furia di fare, per dire, la scala maggiore di Do, la classica scala maggiore di Do, modo ionico, secondo il modo ecclesiastico, primo modo, su cui si basa tutta la musica occidentale moderna, finché io non ho suonato, non l'ho sperimentato su tutte le posizioni della chitarra, per dire, io veramente non ho capito la bellezza di questa scala, perché non la sperimentavo. E a furia di farla, ho capito le qualità di questa scala usata su di me. Però ripeto, le devi, esatto, per capirle veramente, le devi ovviamente provare, sperimentare continuamente.
sennò veramente non l'informazione da sola, ed è questo il bello di Intel, ma è anche un limite. Il bello di Intel ti dà qualsiasi possibilità di informazione. Ripeto, finché io ho iniziato a suonare la chitarra nel 2000, ormai parecchi anni fa, finché non ho iniziato a sperimentare veramente la chitarra, ma cosa cavolo avevo imparato? Non continuavo lì leggere se fai questo accordo maggiore, questo accordo minore, questo accordo fatto così, la Brian May, Eric Clapton, meno più ritmico, ma finché non ho iniziato a suonare, non ho visto che io non riuscivo a fare un accordo quando ho fatto le prime lezioni di chitarra con il maestro qui a Maccani, e suonavo e vedevo che non riuscivo a fare, e lì veramente io ho notato che lì è stata la passione. Ecco, ogni volta che vedo in altri campi che voglio imparare una nuova abilità, io penso sempre a quello, al fatto che quando ho iniziato la chitarra un po' era in compromesso con gli amici, cioè noi volevamo fare una band, di conseguenza io ero in qualche modo costretto a imparare a suonare, perché giustamente avevamo detto facciamo una band insieme, e quello già mi portava a voler tutti questi imparare a suonare. E secondo punto è anche quello il fatto di a tutti i costi sentire la passione dentro di me. Che bello, sto imparando. La cosa che facevo era imparare l'accordo e vedere tipo dei video dei Queen, dei video delle Zeppelin, che mi appassionavano un casino. In quel momento non riuscivo neanche a fare un accordo, veramente non avevo i calli, non riuscivo veramente a fare nulla, eppure ero lì con la passione, e per delle ore facevo un accordo, due accordi, poi la bravura di mio maestro è che mio maestro mi insegnava gli accordi facendo le canzoni, tipo la canzone del sole, i famosi tre accordi, il La maggiore, il Mi maggiore e il Re maggiore, faceva questi tre accordi e io li suonavo, in questo modo facevo la canzone, e la passione proprio per suonare questa canzone mi permetteva anche, esatto, di sperimentare gli accordi già, e questo senz'altro è una cosa forte. Comunque era solo un esempio per farti capire che finché non sperimenti realmente le cose non sei in grado di costruirti una tua identità, cioè di capire realmente in fondo una tecnica. La tecnica non è sbagliata, la conoscenza della tecnica. La tecnica non è solo tipo strumentista, non va solo meccanizzata, va proprio vissuta, e per vissuta la devi suonare, sperimentare su di te. Questo consiglio di oggi è proprio questo. La grande differenza tra l'informazione e la sperimentazione è che l'informazione è l'informazione che hai davanti agli occhi, che tu puoi capire a livello logico. Invece lo sperimentare questa tecnica è viverla, è sentirla dentro di te, e personalizzarla, farla tua, e questo fa la differenza, fa realmente la differenza. Ciao, passate video.